della Betta, della parte F del liceo scientifico Cassini. Sono qua oggi per presentarvi la conferenza che sarà tenuta dal dottor Davide Cenadelli, laureato in fisica con dottorato in contesi in storia dell'astrofisica stellare. Lui è ricercatore presso l'osservatorio della regione autonoma Valle d'Aosta e il suo campo di ricerca comprende l'evoluzione stellare e i pianeti extrasolari. Oltre a queste cose si occupa di divulgazione scientifica e didattica presso le scuole, presso il grande pubblico e è autore inoltre di vari libri e di articoli scientifici e è anche un esperto fotografo naturalista. Per quanto riguarda la conferenza di oggi, dal titolo La vita delle stelle, riguarderà appunto il ciclo vitale delle stelle dalla loro nascita fino alla loro morte. Infatti quando noi guardiamo il cielo possiamo notare diversissime stelle riguardo alla loro età. Possiamo notare ad esempio stelle neonate come le stelle del Trapezio di Orione, oppure stelle giovani come Sirio, oppure più evolute come Alfa Centauri o Tau Ceti, però non possiamo vedere, non possiamo notare la loro evoluzione, la loro nascita e la loro morte, proprio perché la loro storia, i tempi della loro storia sono estremamente dilatati rispetto a quelli della vita umana. E quindi oggi il dottor Cenadelli ci presenterà la loro vita dalla nascita all'interno delle nebulose per poi passare durante la loro vita, durante le fasi nucleari e poi fino alla loro morte, andando incontro a fenomeni che possono essere anche straordinari, ad esempio l'esplosione delle supernove e poi vedremo per concludere come le stelle al loro termine della vita possono trasformarsi in aree bianche, in buchi neri, in stelle di neutroni, corpi che elementi che sono molto strani in natura. Ora passo la parola al dottor Cenadelli. Per la presentazione che ha introdotto molto bene quello che sarà l'argomento di quest'oggi, l'evoluzione stellare, quindi la vita delle stelle, che ci permetterà di percorrere in un'oretta e mezza quello che in realtà avviene su tempi estremamente più dilatati. L'evoluzione stellare si svolge nei milioni, nei miliardi di anni e in effetti quando noi guardiamo il cielo vediamo una folla di stelle, quella che vediamo è sostanzialmente un'istantanea della galassia. È come se un visitatore alieno venisse sulla Terra e vedesse una folla di persone di tutte le età mescolate, come se in una città ci sono persone giovani, più anziane, che nascono, che muoiono e così via. E noi però non possiamo vedere le stelle evolvere in diretta, talora sì, si accende, diciamo, la luce di una supernova in cielo, ma tipicamente i loro tempi non sono i nostri tempi. E quindi noi possiamo vedere stelle di diverse età tutte mescolate e cercare di ricostruire, ideando un quadro teorico opportuno, le varie fasi che ognuna di esse attraversa durante la sua vita, quindi capire quali sono le stelle più giovani, quelle più vecchie e così via. Per cominciare ad orizzontarci, la prima cosa che notiamo è che le poche migliaia di stelle visibili a occhio nudo, o le molte di più visibili, ad esempio, con un piccolo telescopio, sono i nostri vicini di casa all'interno di quell'enorme struttura che è la galassia. La galassia è una sorta di città stellare, la nostra galassia in particolare è una spirale barrata grandissima, il suo diametro è di circa 100.000 anni luce e contiene un numero di stelle enorme, tra i 3 e i 400 miliardi, numero peraltro che nessuno sa con certezza perché ovviamente questo numero non si basa sul fatto di averle contate una per una ma su stime di vario tipo. E tutte le stelle che noi vediamo a occhio nudo con un piccolo telescopio sono sostanzialmente
sostanzialmente i nostri vicini, solo nel nostro quartiere galattico. Il Sole si trova su uno di questi bracci di spirale, il cosiddetto braccio di Orione, e a occhio nudo vediamo sostanzialmente la nostra zona di galassia. Il paragone è con una città stellare e calzante, proprio per quello che dicevamo poco fa: in una città ci sono uomini di tutte le età mescolati assieme, e similmente nella galassia le stelle nascono, vivono e muoiono in continuazione. Oggi cercheremo di capire come questo avviene e anche che legami ha molto profondi con noi stessi e la nostra vita in conclusione, in propria conclusione. Cominciamo osservando che la materia visibile che costituisce la galassia non è costituita dalle stelle soltanto, ma c'è una seconda componente, la cosiddetta materia interstellare. La materia interstellare è materia sparsa fra le stelle. Questo vuol dire che fra le stelle nella galassia non c'è il vuoto assoluto, ma c'è una tenuissima componente di materia con una densità media bassissima, di circa un atomo per centimetro cubo. Quindi una componente estremamente rarefatta che qua e là si addensa maggiormente a formare queste grosse strutture, le nebulose diffuse, che sono costituite da materia un po' più densa. Ne guardiamo una un pochino più da vicino, questa è la celebre nebulosa di Orione, e la densità della materia che costituisce un oggetto di questo tipo può raggiungere valori di tra i 1000 e i 10.000 atomi per centimetro cubo. Cosa vuol dire? Vuol dire che è qualche, diciamo, miliardo di miliardi, forse centinaia di miliardi di volte meno denso dell'aria che stiamo respirando in questo momento. La massima densità raggiunta da questa materia è inferiore al vuoto di laboratorio, è bassissima. E infatti questa è materia gassosa a bassissima densità, costituita prevalentemente di idrogeno, che è l'elemento più abbondante dell'universo, e anime larci, si tratta di idrogeno, ce lo dice il colore di questa nebulosa, l'analisi del suo spettro rivela appunto che questo è il componente prevalente. Ciò nonostante, pur essendo costituito di gas a bassa densità, un oggetto di questo tipo è gigantesco e quindi contiene una quantità di massa non indifferente. Per esempio, questa enorme bolla di idrogeno ha un diametro di circa 30 anni luce da un lato all'altro. 30 anni luce, paragoniamo alla distanza di qualche ora luce che ci separa dai pianeti più lontani dal Sole. Vuol dire che il sistema Sole e pianeti al confronto come dimensioni sarebbe un puntino di dimensione trascurabile, perché è estremamente più grande. Quindi densità bassissima, ma un volume occupato enorme. E siccome il prodotto tra i due dà la massa di questo oggetto, risulta che questa bolla di idrogeno ha 10.000 volte la massa del Sole. E tipicamente queste nebulose hanno masse che variano dalle 10 alle 100.000 masse solari, o talora anche più, il che rende una riserva di materia notevolissima, sufficiente, come vedremo subito, a formare un grandissimo numero di stelle nel tempo, perché proprio all'interno di oggetti di questo tipo le stelle continuamente si formano. E ora vedremo come. Prima però notiamo che, tornando a questa immagine precedente, se guardiamo più da vicino quest'altra nebulosa, siamo sempre nella costellazione di Orione, questa è la celebre nebulosa testa di cavallo, notiamo che qui c'è una seconda componente della materia interstellare di tipo diverso, ed è una componente oscura. Qui notiamo che c'è proprio una nebulosa oscura, che ha la forma di una testa, di un cavallo, da cui il nome della nebulosa, che si staglia sullo sfondo di una nebulosa luminosa, gassosa, fatta di idrogeno come la precedente, posta più lontano. E questa seconda nebulosa, che è posta più vicino a noi, assorbe la luce che arriva da dietro, è costituita di polveri interstellari, la seconda componente della materia interstellare. Le polveri interstellari sono piccolissimi corpuscoli solidi, la loro dimensione è tipicamente inferiore al micron, allora può essere anche un po' più grande, ma molto piccoli, che pure si formano nello spazio e si aggregano in enormi nebulose e hanno una caratteristica. Le polveri interstellari sono estremamente opache. Che cosa vuol dire opaco? Opaco è il contrario di trasparente, vuol dire che non si lascia attraversare dalla luce, ma l'assorbe in maniera molto efficace. Pensiamo, per dare un'idea di qualcosa tratto dall'esperienza di tutti i giorni, pensiamo di avere una bottiglia vuota fatta di vetro che è trasparente. Se mettiamo una lampadina dietro la bottiglia, la vediamo, perché chiaramente il vetro trasparente si lascia attraversare dalla luce. Ma se riempiamo la bottiglia di granelli di sabbia, di piccoli corpuscoli solidi, ovviamente non vediamo più quello che c'è dietro, perché questi sono molto opachi.
Qui abbiamo una nebulosa fatta di polveri interstellari che è molto opaca, assorbe la luce che arriva da dietro, noi la vediamo stagliarsi, per così dire, in controluce sullo sfondo di quello che c'è dietro. E quindi ci accorgiamo della sua presenza. Tra l'altro notiamo che qui sotto questa nebulosa si estende in tutta la parte bassa dell'immagine. Infatti se notiamo quante stelle si vedono qua sotto e le paragoniamo quante se ne vedono sopra, si nota che qua sono molto meno. Perché? Perché si vedono solo le stelle che sono davanti alla nebulosa, quelle che sono dietro no, perché la luce viene assorbita. Quindi abbiamo due componenti che spesso sono mescolate a formare anche nebulose bellissime come la nebulosa Cono nella costellazione del Monoceros, dell'unicorno. Quindi abbiamo la componente gassosa e quella solida. Tipicamente però diciamo che la componente gassosa è preponderante. In media il 99% in massa di una nebulosa è costituita di gas. E quindi dovremo capire proprio come a partire da questa materia gassosa sparsa si formino le stelle che sono pure costituite di materiale gassoso ma naturalmente molto più denso e caldo. E ora vedremo come avviene questo processo. Prima però notiamo che ci sono molte prove che dimostrano che questi, le nebulose, sono i luoghi dove le stelle nascono, sono proprio le nursery stellari. Che cosa ci dice che le stelle nascano proprio lì? Noi d'altronde le stelle non le vediamo nascere in diretta, non vediamo una stella che oggi non c'è, fra una settimana si è formata, magari fra un milione di anni si è formata, ma non le vediamo in diretta formarsi. Ma ci sono alcune prove schiaccianti. Innanzitutto, tutte le nebulose di questo tipo sono ricchissime di stelle giovanissime. Sono piene di ammassi di stelle giovanissime. È un po' come dire, se io vado in giro per una città e c'è un posto dove vedo tantissimi bambini, posso star certo che lì vicino c'è una scuola, un parco, c'è un motivo per cui tutti i bambini sono lì. Ok? Ecco, le stelle giovanissime sono sempre estremamente abbondanti all'interno di questi oggetti. Inoltre, in cielo ci sono alcune stelle, di cui parleremo, stelle blu di altissima luminosità e massa, per esempio ce ne sono parecchie nella cosiddetta associazione di Orione, che è un'associazione di stelle di questo tipo. Queste stelle hanno una caratteristica, le stelle di grande massa vivono tempi molto brevi, tipicamente anche solo qualche milione di anni. E in un tempo così breve, per una stella naturalmente, una stella non ha il tempo di muoversi molto nella galassia, sostanzialmente muore vicino al luogo in cui è nata, perché non fa in tempo a fare un gran tragitto. E quindi, quando noi vediamo stelle di questo tipo, sono nate lì vicino, possiamo essere sicuri. E le stelle di grande massa e luminosità sono sempre in zone nebulari, vicino c'è sempre una nebulosa. E anche questo è un ulteriore indizio. E poi ci sono le leggi della fisica che spiegano molto bene come questo effettivamente avvenga. E allora vediamo un pochino quali sono queste leggi e come ci spiegano il fenomeno di nascita delle stelle. In questa prima parte introdurrò alcuni concetti di fisica che sono indispensabili per capire questo processo, penso per la gioia dei ragazzi presenti che ovviamente ameranno sicuramente la fisica. E vediamo allora, visto che si tratta di materia gassosa, quella che prevale nelle nebulose, cominciamo a ricordare alcune proprietà fisiche della materia in questo stato. E quindi dalla bellissima nebulosa di costellazione di Orione con tutte le sue nebulose, vediamo, passiamo a questa immagine che ci mostra un dirigibile e che mi serve a introdurre un primo concetto molto, molto ovvio. La materia gassosa è uno stato di aggregazione a cui non compete né una forma né un volume proprio. Se io la metto dentro un contenitore, questa assume la forma e il volume del contenitore ed esercita anche una pressione sulle pareti del contenitore. Tant'è che se io buco il dirigibile o un palloncino dentro il quale ho messo un po' di gas, questo si disperde immediatamente se non è contenuto da un contenitore che lo tiene lì, lo tiene coeso nello spazio. Quando però guardiamo la nebulosa, la prima cosa che notiamo è che ovviamente il contenitore non c'è. La nebulosa alla Luna, nella costellazione del Sagittario, con un diametro di 50 anni luce, non è ovviamente contenuta da nulla. Non c'è un contenitore di 50 anni luce di diametro, eppure non si disperde. Non si disperde perché? Perché su queste nebulose agiscono delle forze. Ce ne sono tante, ma ce ne sono due fondamentali che introduciamo subito. E proprio dal loro gioco reciproco, dal loro disequilibrio o equilibrio dipende la possibilità che le stelle nascano e anche la maggior parte della vita stellare è governata da queste due forze, quindi sono importantissime. Quali sono? La prima è la forza di gravità. La forza di gravità è una forza che agisce fra tutti i corpi che hanno una massa
esistenti nell'universo. Noi siamo abituati a pensarla più come una forza che agisce fra due corpi diversi, Terra e Sole, Terra e Luna, secondo la formulazione di Newton, ma anche all'interno di una nebulosa che cosa avviene? Avviene che ogni particella genera il suo micro campo gravitazionale con cui attira tutte le altre. Questi campi delle singole particelle sono minimi, ma se noi sommiamo tutti i campi micro campi gravitazionali otteniamo un campo gravitazionale complessivo molto forte, che è una specie di autogravità che agisce all'interno di una nebulosa, ed essendo la forza di gravità attrattiva è proprio questa che ne impedisce la dispersione. Possiamo immaginare che le varie parti si attirano reciprocamente. Naturalmente ci si potrebbe chiedere perché questo non avviene per il gas nel palloncino, perché se comunque il palloncino il gas si disperde? Beh, ovviamente perché la massa di quel gas è di qualche, diciamo, non so, grammo, mentre qui abbiamo una massa di 100.000 volte la massa del Sole a costituire questa nebulosa, quindi la gravità è estremamente forte perché la massa è molto, molto superiore. Anche nel caso del mio palloncino c'è una piccola gravità, ma è così trascurabile che non agisce. La forza di gravità, se fosse lasciata da sola, tenderebbe non solo a mantenere coesa la nebulosa, ma tenderebbe anche a farla contrarre. Essendo una forza attrattiva, cosa accadrebbe nel tempo? Che tutta la materia tenderebbe a cadere verso il centro di massa della nebulosa. Se questo non avviene, è perché esiste una seconda forza, la forza relativa generata, diciamo, chiamiamo forza la pressione di gas perfetto. La pressione e la forza non sono esattamente la stessa cosa, ma concettualmente le possiamo tranquillamente identificare. E la pressione di gas perfetto che cos'è? Ogni gas esercita una pressione verso l'esterno che tende a farlo espandere, ed è quello che disperde il gas nel mio palloncino, perché in questo caso la pressione non è trascurabile invece, ma in una nebulosa può andare abbastanza in equilibrio con la forza di gravità, quindi la pressione tende a fare espandere la nebulosa, la gravità a farla contrarre, e la struttura della nebulosa che noi vediamo è esattamente quella che risulta dal mettersi in equilibrio fra queste due forze principali. Notiamo che la pressione di gas perfetto ha una proprietà fondamentale, come dice l'omonima legge dei gas perfetti, che di nuovo i nostri studenti sicuramente conoscono bene, e chi l'avesse dimenticata la vada a riprendere, perché è una legge semplice e importante. Ci dice questa legge che la pressione del gas è proporzionata alla sua temperatura assoluta. Cosa vuol dire? Vuol dire che un gas caldo esercita una pressione forte verso l'esterno, un gas più freddo una pressione inferiore. E noi lo vediamo continuamente in azione questa legge. Basta che mettiamo bollire sul fuoco un po' d'acqua, si forma uno strato di vapore caldo di sopra, se buttiamo il coperchio sulla pentola, quando la pentola, l'acqua bolle e anche la materia gassosa che c'è di sopra si scalda, a un certo punto il coperchio comincia a essere sollevato, la pressione del gas comincia a sollevare il coperchio, ma quando è caldo naturalmente, perché è cresciuta quella temperatura. Ed è anche il motivo per cui è pericoloso mettere sul fuoco un contenitore sigillato, a un certo punto esplode, perché all'aumentare della temperatura la pressione del gas aumenta al punto che è capace di superare anche la forza di coesione dell'acciaio, a un certo punto fa esplodere qualunque cosa. Quindi abbiamo un equilibrio sostanziale tra queste due forze. Se questo equilibrio non ci fosse, se fosse la pressione a prevalere sulla forza di gravità, la nostra nebulosa tenderebbe a espandersi e a disperdersi. Se invece fosse la gravità a prevalere sulla pressione, al contrario avremo una contrazione o eventualmente un collasso, vuol dire una contrazione molto intensa dovuta alla forza di gravità. E questo è proprio il caso che non interessa. Talora accade che per ragioni svariate e in parte ancora molto discusse e non ancora del tutto comprese, la forza di gravità riesca ad avere sopravvento. Un esempio tipico è se esplode una supernova vicino a una nebulosa. In quel caso la emissione di materia ad altissima velocità che impatta contro il gas nebulare tende a esercitare una pressione dall'esterno verso l'interno della nebulosa e quindi a neutralizzare la pressione gassosa, in pratica aiutando la gravità a prevalere. Per questo o per altri motivi, se ci mettiamo nel secondo caso, che cosa succede? Succede che il gas comincia a contrarsi, a cadere verso un centro di gravità. E tipicamente questo non coinvolge una nebulosa nella sua interezza perché è grandissima, è impossibile che avvenga in un'intera nebulosa questa condizione, ma localmente al suo interno. Singole regioni, tipicamente di qualche anno luce di diametro, possono cominciare a collassare sotto l'azione della gravità. E noi ce ne rendiamo conto quando guardiamo le foto di alcune nebulose. Vediamo per esempio, questa è una parte di una nebulosa, questo tappeto di rossastro e di idrogeno caldo,
Gasca la costituisce, chiediamo le ragioni di Polveri, ma ci sono dei piccoli puntini, cosiddetti globuli di Bok, studiati da un astronomo di questo nome, che sono regioni dove il collasso gravitazionale è cominciato, probabilmente da non più che qualche decina di migliaia di anni, da un tempo, per essere una stella, diciamo, se lo paragoniamo alla vita delle stelle, è brevissimo. Qui sta cominciando ad accadere qualcosa che sta portando alla formazione di embrioni di stelle, il collasso gravitazionale. Che fa che cosa? Comprime il gas, lo fa cadere verso un centro di massa e quindi lo rende sempre più denso e anche però più caldo. Infatti una cosa notevole, un esperimento notevole che si può fare col gas, è il gas perfetto, quale è considerabile senz'altro questo, è proprio questo, se noi comprimiamo un gas perfetto la sua temperatura aumenta. Vogliamo rendercene conto direttamente? Non c'è bisogno che andiamo in laboratorio, costruiamo un contenitore con una parete mobile che possa essere compressa, basta che gonfiamo la ruota di una bicicletta. Quando lo facciamo, cosa facciamo? Teniamo in mano il cilindro, mentre col pistone comprimiamo l'aria all'interno del cilindro, in modo che l'aumentata pressione la porti dentro la camera d'aria. Beh, chi va in bicicletta sa benissimo che facendo questo il cilindro diventa tiepido, aumenta la temperatura quando io comprimo. E in effetti questo è dovuto proprio al fenomeno descritto, compressione del gas, lo riscalda. Infatti sappiamo anche che man mano che io comprimo il gas nella pompa di bicicletta, man mano che prosegue la corsa del cilindro diventa sempre più difficile proseguire. Perché? Perché l'aumento di temperatura comporta un aumento di pressione del gas verso l'esterno. Io devo vincere una pressione sempre maggiore, man mano che prosegue, faccio sempre più fatica perché devo, diciamo, il gas reagisce con una pressione sempre più forte. Ecco, nel caso delle stelle avviene qualcosa di simile. Il collasso gravitazionale scalda il gas, ma il gas, diventando più caldo, comincia a esercitare una pressione più forte verso l'esterno. Tant'è che a volte il collasso comincia e finisce, perché il collasso stesso, scaldando il gas, per così dire, ha già in sé i segni della sua fine. Ma in altri casi più fortunati, il collasso prosegue a sufficienza fino a che si raggiunge una condizione che viene detta di equilibrio idrostatico, in cui la gravità e la pressione alla fine si bilanciano, quando si è formato però un oggetto molto denso, molto caldo, che si chiama protostella. Quindi la protostella è un oggetto costituito di gas, originato in una nebulosa, scaldato dalla compressione gravitazionale, che alla fine raggiunge un equilibrio tra gravità e pressione. Le protostelle, peraltro, si formano in gruppi, non se ne forma una per volta, ma per varie ragioni fisiche, la regione nebulare che sta collassando tipicamente si spezza in più regioni, una delle quali raggiunge l'equilibrio idrostatico per conto proprio, si formano gruppi tipicamente di centinaia, talora migliaia di protostelle, che poi diventeranno stelle vere e proprie. E infatti, e ora vedremo come, infatti le stelle come le Pleiadi non troppo vecchie, sono ancora tutte riunite. Le stelle nascono in ammassi proprio per questa ragione, perché la nebulosa che le ha originate si è spezzata dalla vita a tante protostelle, ognuna delle quali evolverà fino alla fase di stella. Ma per fare il passaggio che ci manca dalla fase di protostella a quella di stella vera e propria, manca ancora una cosa, un'idea fondamentale, che è questa. Abbiamo quindi un corpo fatto di gas caldo e denso, generato dal collasso gravitazionale, anzi ne abbiamo tanti, ora ci concentriamo su uno. Allora dobbiamo chiederci, chi paga il conto da un punto di vista energetico per questo processo? Cioè, prima avevamo del gas più freddo e ora è diventato caldo, molto caldo, e quindi vuol dire che ha acquisito energia, energia termica si chiama, ma l'energia non si crea da nulla, da qualcosa deve venire fuori. Inoltre questo corpo, essendo molto caldo, comincia anche a brillare. Tutti i corpi caldi, immersi in un ambiente più freddo, brillano, emettono luce. Lo sappiamo, nessun corpo a 5.000 gradi è scuro. Tutti i corpi brillanti sono luminosi. Perché? Per legge della termodinamica. Se un corpo è caldo ed è in un ambiente più freddo, che cosa fa? Cerca di portarsi in equilibrio termico con l'ambiente perdendo energia, e lo può fare brillando, emette luce, cioè perde energia verso l'ambiente. Però questa energia di nuovo da dove arriva? Quindi gas freddo è diventato caldo e luminoso, e quindi l'energia termica che possiede e l'energia che si chiama radiante, quella che emette nello spazio, chi le paga? Chi paga il conto dal punto di vista energetico? Beh, in questa prima fase è abbastanza facile capirlo. Se pensiamo di nuovo alla pompa di bicicletta, in quel caso chi scalda il gas? Siamo noi.
è lo sforzo, il lavoro che noi compiamo contro la pressione del gas, lo ritroviamo sotto forma di calore, di energia termica del gas. E quindi avviene la stessa cosa. In questa prima fase, ciò che scalda la protostella nascente è proprio la forza di gravità, il lavoro compiuto dalla forza di gravità. In pratica si ha la conversione di energia potenziale, che si chiama gravitazionale, in energia termica, calore, ed energia radiante, luce. L'energia potenziale che cos'è? È un'energia che qualunque corpo possiede per il fatto stesso di essere soggetto alla forza di gravità di altri corpi. Se io per esempio prendo questo oggetto qui e lo lascio, è soggetto alla forza di gravità terrestre, naturalmente possiede un'energia che si chiama potenziale. Che si chiama potenziale, ma è reale, cioè davvero, tant'è che se io lo mollo, che cosa fa? Si muove, fa qualcosa, se mi cade in testa mi fa male, quindi vuol dire che possiede dell'energia, perché può fare qualcosa. E man mano che cade, perde energia potenziale che si trasforma in energia di qualche altro tipo, di movimento, cinetica o termica, quando colpendo il pavimento mette un po' in moto gli atomi del reticolo cristallino del pavimento e lo scalda un po'. Qui viene qualcosa di non simile, identico. Le particelle sotto l'azione della gravità si mettono in moto, si urtano, diventa sempre più veloce perché accelerate dalla gravità, la velocità delle particelle in un gas definisce il calore, la temperatura di quel gas. Abbiamo la conversione di energia potenziale in luce e calore in questa primissima fase. Quindi si accende la protostella. La prima luce del giorno avviene in questa fase, diciamo il fiat lux avviene in questa fase in cui la stella non è ancora tale, ma è ancora una protostella. Ora, per capire cosa ci manca, perché diventi una stella vera e propria, facciamo una considerazione di questo tipo, di tipo più storico. Alla metà dell'Ottocento gli astronomi dell'epoca avevano capito questo processo, cioè avevano capito che una sfera di gas soggetta alla propria gravità in contrazione tende a diventare sempre più calda e luminosa e quindi avevano immaginato che questo fosse il meccanismo capace di tenere accese le stelle per la loro vita, per l'intera loro vita, non solo durante questa prima fase di formazione, cioè in pratica. Che una stella non fosse altro che una sfera di gas perfetto in continua contrazione gravitazionale che quindi continuava a convertire energia potenziale in luce e calore e rimanesse accesa per questo. Per esempio anche il Sole. L'ovvia obiezione a questo scenario è che se questo fosse vero il Sole nel tempo dovrebbe diventare sempre più piccolo. Però l'energia potenziale contenuta nel Sole è così tanta che basterebbe una contrazione di meno di 100 metri all'anno nel raggio del Sole perché l'energia potenziale persa sia così tanta da supplire tutta la luce e il calore emessa dal Sole. Quindi pensate che il Sole emette in un secondo 4 per 10 alla 26 joule, più energia di quella che l'umanità ha consumato in tutta la sua storia. Ok? In un anno facciamo il calcolo quanto diventa questa energia. Ecco, tutta questa energia potrebbe essere generata da una contrazione del raggio solare di meno di 100 metri in un anno. Sarebbe sufficiente, quindi è ovvio che noi non lo vediamo contrarsi, perché sarebbe pochissimo anche se fosse vero. Inoltre si può anche calcolare per quanto tempo una stella, se realmente fosse questo il meccanismo che la tiene accesa, potrebbe brillare. E questo tempo, che si chiama tempo termico, risulta 20 milioni di anni, nel caso del Sole. Un tempo che nell'Ottocento sembrava enorme. All'epoca si ritenne che questo calcolo corroborasse questa ipotesi, cioè si pensava allora, se è vero quello che pensiamo, e cioè che le stelle non sono altro che sfere di gas che continuano a contrarsi e quindi ricavano l'energia spesa della contrazione dell'energia potenziale, il Sole dovrebbe contrarsi di 100 metri all'anno, il che è possibile perché tanto non ce ne accorgeremmo se lo facesse, potrebbe brillare da 20 milioni di anni, che è tantissimo, perché mai dovrebbe esistere da più tempo il Sole, perché dovrebbe essere acceso da più tempo. E invece le cose non stanno così. Ben presto si è capito che un tempo di 20 milioni di anni non è un tempo credibile. Perché? Perché sulla Terra esiste qualcosa, che è la vita, che ha bisogno della luce del Sole, se no niente fotosintesi. E la fotosintesi è stata inventata dalla natura 3 miliardi di anni fa, o giù di lì. Quindi è chiaro che il Sole deve essere acceso da tempi almeno altrettanto lunghi. Quindi vuol dire che una protostella si accende in questo modo, ma poi deve accadere qualcosa che le permette di brillare per tempi molto più lunghi del tempo termico. E questo qualcosa è l'accensione della fusione nucleare. A un certo punto, nelle regioni più interne della protostella in contrazione, che sta scaldandosi sempre più,
viene raggiunta una temperatura che supera alcuni milioni di gradi. Quando la temperatura supera i 5-8 milioni di gradi, si innesca un processo nella regione più interna di quella che diventa una stella vera e propria in questo momento, ed è il processo di fusione nucleare dell'idrogeno e dell'elio. L'idrogeno è l'elemento più abbondante tra le nebulose, quindi anche delle stelle che nascono da loro, da questa materia. A temperatura del genere è completamente ionizzato, vuol dire che gli elettroni se ne sono andati per conto loro, i nuclei, che sono protoni, vanno per conto loro senza interagire. Sopra questa temperatura di soglia si innesca la fusione dei protoni a formare i nuclei di elio tramite vari processi intermedi che adesso non interessano in questo contesto. Quindi questo qui è l'effetto netto e complessivo. Durante il processo che vede la formazione di una particella, un nucleo di elio fatta di due protoni e due neutroni, due dei protoni originali decadono in neutroni producendo particelle come positroni, neutrini e così via. Quindi si innesca questo processo, dal momento in cui si innesca distingueremo nella stella neonata una regione più interna che si chiama nucleo, che è la regione dove avviene la fusione nucleare, e sostanzialmente il suo limite è l'isoterma, la cui temperatura corrisponde a circa 8 milioni di gradi, sotto la quale la fusione nucleare non si innesca, e una regione più esterna di sviluppo, che invece è energeticamente inerte, perché non è caldo a sufficienza per cui avvenga la fusione nucleare, ma trasporta l'energia prodotta dal nucleo fino alla superficie, dove poi viene emessa sotto forma di luce o di elettromagnetica in generale la stella può brillare. Può brillare avendo trovato una sorgente di energia nucleare che le permette di raggiungere un cosiddetto equilibrio energetico, cioè altrettanta energia viene irraggiata alla superficie, altrettanta viene prodotta dalla fusione nucleare al centro, e quindi la stella si stabilizza. Quindi finora la protostella è nata per contrazione gravitazionale, ha continuato lentamente a contrarsi per poter brillare, per poter attingere le sue riserve di energia potenziale che le permettono di brillare, fino a che non si accende la fusione nucleare. Quando questa si accende, si è trovata la nostra stella neonata, ha trovato una sorgente di energia non più gravitazionale che le permette di rimpiazzare quella che perde la superficie, quindi non ha più bisogno di contrarsi e si stabilizza. Ed ecco che è nata una stella. E quando una stella nasce, passerà la maggior parte della sua vita facendo questa: stabile, una struttura stabile da un punto di vista meccanico ed energetico, che è garantita dalla presenza della fusione nucleare dell'idrogeno e dell'elio nelle sue regioni centrali. Questo avviene per il suo tempo nucleare, che rappresenta più o meno il 90% del tempo di vita di ogni stella. E questo vale anche per il Sole quando è nato. Quindi la stella nasce e poi assume una configurazione di equilibrio che manterrà per quasi tutta la sua vita. Quando sia perfetta questa configurazione di equilibrio, proviamo a pensarla in questi termini. Pensiamo al Sole. Abbiamo le due forze in equilibrio, gravità e pressione. Cosa accadrebbe se ne togliessimo una? Mettiamo che improvvisamente la gravità scompare, così, per magia. Cosa accadrebbe al Sole? Il Sole esploderebbe. Esploderebbe subito. Perché? Perché l'enorme energia prodotta al centro non sarebbe più confinata lì dall'enorme peso degli strati sovrastanti che impediscono al Sole di esplodere, perché l'energia nucleare prodotta dal Sole è spaventosa, ovviamente. D'altro canto, se invece improvvisamente venisse meno la pressione del gas, quindi il gas solare diventasse improvvisamente freddo, non ci fosse più pressione, cosa accadrebbe? Il Sole comincerebbe a contrarsi, ma si contrarrebbe in maniera visibile a occhio nudo, in mezz'ora dimezzerebbe il suo diametro. Quindi il Sole cambierebbe la sua struttura non in miliardi di anni, ma in qualche minuto si vedrebbe già la differenza. E questo ci fa capire quanto è perfetto questo equilibrio eccezionale fra gravità e pressione che una stella raggiunge quando diventa grande e che mantiene per la maggior parte della sua vita, ma vedremo, non per tutta, infatti alla fine succederà qualcosa. Tutta questa energia, l'energia della fusione nucleare, da dove arriva? Com'è possibile che un processo che coinvolge i nuclei atomici tenga accese le stelle? In realtà è stato dimostrato che durante il processo di fusione di quattro protoni in un nucleo di elio scompare una piccola, apparentemente scompare una piccola quantità della massa iniziale, circa il 7 per 1000 della massa iniziale. Vuol dire che un grammo di idrogeno non genera un grammo di elio, ma un grammo meno 7 mg, 993 mg circa. I 7 mg che fine fanno? Diventano energia, quella prodotta dalla fusione.
E com'è possibile che la massa diventi energia? In effetti non diventa niente, la massa è energia, lo è già dall'inizio, è una forma di energia come le altre. E questo l'ha capito Einstein, che ha scritto la formula di fisica più famosa del XX secolo, e quella più riportata su magliette, gadget, tatuaggi e così via, E uguale a mc4, che ci dice proprio questo: la massa m è una forma di energia come le altre e corrisponde a una quantità di energia E uguale alla massa stessa per C4. Dove C4 che cos'è? C è la velocità della luce nel vuoto, una grandezza enorme. Per cui C4 è un numero gigantesco. Vuol dire che anche una piccola quantità di massa corrisponde a un'enorme quantità di energia. Quanto grande? Beh, diciamo che un grammo di idrogeno che fa fusione in elio, quindi 7 mg di massa che vengono trasformati in energia, sarebbero sufficienti a spedire in orbita lo shuttle quando c'era o una navetta spaziale equivalente oggi. Quindi noi, quando vediamo partire una qualsiasi navicella diretta allo spazio, la vediamo collegata a un enorme razzo di spinta che è gigantesco, perché deve contenere alcune decine di tonnellate di ossigeno e di idrogeno liquidi, perché questi fanno una reazione chimica che genera energia. Le reazioni nucleari a parità di massa sono 10 milioni di volte più energetiche, e quindi basterebbe un grammo di combustibile per generare tutta l'energia sufficiente a spedire in orbita lo shuttle o una navicella spaziale. Perché lo facciamo allora? La ragione è che l'energia prodotta verrebbe prodotta tutta contemporaneamente, e quindi invece di spedire in orbita lo shuttle esploderebbe tutto, perché non la sappiamo controllare. Ma è noto che riuscire a controllare la fusione dell'idrogeno in elio o dei suoi isotopi, del deuterio in elio, è la chiave per risolvere i problemi energetici dell'umanità. In un secchietto d'acqua c'è idrogeno sufficiente a tenere accesa Genova un mese come energia. Ok? Se lo si sapesse sfruttare però in maniera centellinata, non innescare la fusione esplosiva, scoppia tutto. Infatti noi la fusione l'abbiamo riprodotta solo in maniera esplosiva nella bomba H. La bomba all'idrogeno, non a caso, è di gran lunga l'ordigno più potente, perché sfrutta questa reazione che genera più energia di quelle di fissione nucleare, tipo bombe atomiche della seconda guerra mondiale. Però purtroppo non oggi ancora in maniera controllata. La grande sfida per l'umanità è controllare la fusione dell'idrogeno in elio. Energia illimitata vorrebbe dire niente scorie radioattive, perché l'elio, che è il prodotto della fusione, è un gas inerte, non è un metallo radioattivo e così via. Bene, ora che abbiamo visto come nascono le stelle, vediamo un pochino come vivono, come passano la loro vita, come si diversificano, e poi vedremo le fasi finali. Le stelle ovviamente non sono tutte uguali, si diversificano da molti punti di vista, per esempio è diversa la luminosità, è diverso il colore, sono diverse le dimensioni delle stelle. Cominciamo a dire qualcosa sulla luminosità stellare. Che la luminosità sia diversa da stella a stella è ovvio, basta guardare il cielo e si vede subito che le stelle sono più o meno luminose. Per esempio qui vediamo le tre stelle che costituiscono il cosiddetto triangolo estivo: Vega nella costellazione della Lira, Altair nell'Aquila e Tenebre nel Cigno. La loro osservazione ci permette subito di stabilire che Vega è la più brillante delle tre, è la quinta stella più brillante del cielo, mentre le altre due sono al 12° e 19° posto, ma ovviamente questa è una luminosità apparente. Io guardo la luminosità delle stelle, ma questa non necessariamente riflette il vero rapporto di luminosità, perché potrebbero essere diverse le distanze, ovviamente. E in effetti si scopre che fra queste tre stelle Altair è la più vicina. La sua distanza è di soli 16,7 anni luce, quasi 17 anni luce, che certo sono tantissimi su scala umana, ma è una fra le stelle più vicine. Mentre Vega ne dista 25. E questo già ci permette di capire che se questa stella, Vega, appare più brillante di Altair, pur essendo più lontana, a maggior ragione è più brillante tra le due. Infatti le luminosità rispetto al Sole sono rispettivamente 11 e circa tra le 50 e le 60 volte quella del Sole. Poi però consideriamo Deneb. Deneb ha una distanza così grande che in realtà non si è mai misurata con precisione. Secondo le stime migliori oggi esistenti, 2600 anni luce. Quindi è enormemente più lontana delle altre due. E se è così lontana e ci appare brillante, vuol dire che è intrinsecamente luminosissima. Se prendiamo per buona questa distanza, peraltro molto incerta, la luminosità risulta di circa 200.000 volte quella del Sole.
quindi una stella di luminosità eccezionale, una fra le stelle più luminose di tutta la galassia nella quale ci troviamo. Allora potremmo chiederci, quali sono le luminosità tipiche, medie, per le stelle? Se noi studiamo le stelle visibili a occhio nudo, ci rendiamo conto che valori di questo tipo ricorrono. Molte stelle visibili a occhio nudo sono qualche decina o centinaia di volte più brillanti del Sole. Un numero forse un po' minore, ma comunque significativo, miliardi di volte più brillanti del Sole. Qualcuna, come vedete, ma non molte, centinaia di migliaia di volte più brillanti del Sole. E quelle meno brillanti del Sole, ci si potrebbe chiedere, dove sono? Ce ne sono pochissime visibili a occhio nudo. In tutto il cielo ci sarà, se no, 10 stelle più deboli del Sole visibili a occhio nudo. Quindi, sulla base di questa considerazione, sembrerebbe che, se vogliamo capire quali sono le luminosità tipiche delle stelle, il Sole fa una magra figura, sembrano delle stelle più deboli in assoluto. Ma naturalmente, da come sto dicendo questa cosa, si capisce che c'è un inganno, che non è così. In realtà, quando io osservo le stelle visibili a occhio nudo, introduco un criterio di selezione che privilegia l'alta luminosità. Quali sono le stelle che vedrò bene a occhio nudo? Tutte uguali o vedrò meglio quelle più brillanti? Ovviamente, oltre una certa distanza, vedrò solo quelle brillanti, quelle a occhio nudo, ma poi deboli a occhio nudo non le vedrò più. Infatti, per esempio, la stella più vicina al Sistema Solare, Proxima Centauri, che dista 4,25 anni luce, non è questa qua, ma è questa debolissima stellina dentro il circolino rosso. Questa è Alfa Centauri, qui dentro c'è Proxima. È invisibile a occhio nudo e 100 volte più debole delle più deboli stelle visibili a occhio nudo, della più vicina. Quindi, se mi appare così debole pur essendo la più vicina, vuol dire che è debolissima, infatti nel visibile è circa 600 volte più debole del nostro Sole. E gli astronomi hanno scoperto che la maggior parte delle stelle sono fatte così, cioè la maggior parte delle stelle sono più deboli del Sole. Il 93-94% delle stelle sono più deboli e solo il 6-7% sono più luminose del nostro Sole, ma a occhio nudo si vedono solo queste, perché sono le uniche in grado di farsi vedere bene a distanze interstellari con i nostri occhi. Se vogliamo fare un'osservazione di questo tipo, che è stata possibile grazie alla misura della luminosità a distanza di milioni, decine di milioni di stelle, in realtà possiamo rendercene conto in maniera molto semplice, anche prendendo semplicemente un campione statistico di stelle e vedendo come sono fatte. Cosa intendo dire? Immaginiamo di dover fare una misura su una popolazione, anche una misura su una popolazione umana, non so, dobbiamo stabilire qual è l'altezza media o le preferenze politiche, quello che volete, degli italiani. Misuriamo tutti gli italiani e abbiamo il valore esatto, su questo non ci sono dubbi. Ma è chiaro che se non vogliamo misurare 60 milioni di persone, possiamo prendere solo i presenti e anche se non otterremo i valori esatti, otterremo dei valori comunque ragionevoli, anche con un piccolo campione statistico, andremo vicino al valore vero. Capiremo con certezza che l'altezza media non è 2 metri e non è 1,50 m per gli adulti, d'accordo? Sarà un valore intermedio. Lo stesso possiamo farlo con le stelle, considerando solo le stelle vicine. Se consideriamo solo le stelle vicine che vediamo in questo filmato dell'ESO, ci rendiamo conto che quelle che superano il Sole per luminosità sono pochissime. Entro 15 anni luce dal Sole ce ne sono solo 3. E queste 3 sono la componente principale di Alfa Centauri, Procione e Sirio, che è la più brillante fra le stelle vicine. Non casualmente appare come la stella più brillante del cielo, perché è vicina e comunque 25 volte superiore al Sole come luminosità. Tutte le altre, e qui le vediamo indicate di nuovo, queste sono tutte le stelle entro 15 anni luce dal Sole, sono circa 30 stelle, 30 sistemi però, molte sono doppie, quindi il numero di singole stelle è una cinquantina, diciamo su 50 stelle, 3 più luminose del Sole, 47 più deboli. E più deboli vuol dire spesso tra 100 e 1000 volte più deboli. E non ce n'è nessuna come Deneb eccezionalmente brillante, perché queste stelle evidentemente sono rarissime. E si vedono bene proprio perché è brillante. Questo ci dà un'idea di quali sono i valori tipici per le stelle. Il Sole è nettamente superiore alla media, ma certo ci sono anche stelle più grandi e brillanti di lui, di lei. Adesso vediamo un secondo criterio di diversità che poi correleremo al primo, ed è il colore. Le stelle hanno diversi colori, lo si vede bene nelle fotografie, a volte rimaniamo stupiti di quanto colorato appaiono le fotografie del cielo di notte, quando, guardandolo con i nostri occhi, i colori non li vediamo proprio o con estrema difficoltà per qualche stella brillante. E ci sembra che gli astrofotografi abbiano barato, abbiano introdotto i colori con Photoshop. Ma non è così, i colori
sono davvero in cielo, siamo noi che non li vediamo, perché la nostra vista è fatta in maniera tale che quando c'è poca luce vediamo il bianco e nero. Sappiamo tutti che a casa nostra di sera se filtra poca luce dalla strada e abbiamo, non so, una giacca azzurra, diventa grigia, nessuno vede più che azzurro. È sempre azzurra, ma il nostro occhio non vede più il colore se c'è poca luce. E lo stesso avviene con i corpi celesti. In genere sono troppo poco brillanti per eccitare la visione cromatica, ma le stelle sono colorate tutte. Ci sono quelle sì, biancastre, ma ce ne sono di blu, come le Pleiadi, di rossastre, come Antares e così via. E per studiare che cosa significhi tutto questo, gli astronomi osservano gli spettri delle stelle, cioè riprendono la luce di una stella e vanno a separarla nei componenti a nei diversi colori, diversa lunghezza d'onda, per vedere quali sono prevalenti e quindi se una stella è luminosa nel blu, nel rosso o così via. E in effetti si vede che ci sono stelle che mettono principalmente luce blu e quindi ci appare di questo colore, altre che mettono prevalentemente luce rossastra, altre come il Sole che in questo caso mettono prevalentemente luce giallo-verde. Noi vediamo con i nostri occhi la dominante cromatica sostanzialmente emessa da una sorgente, da una stella o da una sorgente qualsiasi. Che significato ha tutto questo? Le leggi della fisica spiegano che questo è correlato alla temperatura di una sorgente. La temperatura alla superficie di una stella, in quella parte che si chiama fotosfera, la parte che emette la maggior parte della luce nello spazio, nel caso del Sole la fotosfera è quella che vediamo proprio quando guardiamo il Sole in cielo, bene, la temperatura può essere maggiore o minore, e se è maggiore la stella emetterà luce più energetica, in media che se è minore. E questo è logico, un corpo più caldo può permettersi di emettere luce più energetica di uno più freddo, perché ha più energia al suo interno, più energia termica, può brillare di luce più energetica. Quello che è meno intuitivo è che la luce più energetica è quella blu, e quella meno energetica è quella rossa, e quindi abbiamo che le stelle blu sono le più calde, con temperature che superano i 30.000 Kelvin raramente, e quindi a scendere fino alle più fredde, che sono quelle rosse. Questa unità di misura, i Kelvin, è l'unità di misura della temperatura assoluta, se non vi fosse familiare, per temperature alte come queste sono poco diversi dai gradi Celsius, centigradi soliti a cui siamo abituati, quindi c'è una piccola differenza, più o meno sono gli stessi valori, potremmo immaginarli scritti anche in gradi Celsius. Allora abbiamo stelle più luminose, stelle meno luminose, stelle più brillanti, stelle più calde, stelle più fredde, e adesso ci possiamo chiedere una cosa fondamentale che ci porterà al cuore dell'evoluzione stellare, e cioè se esistono correlazioni fra luminosità delle stelle e il loro colore, ovvero temperatura. Quando uno studioso studia la popolazione di stelle, ma anche uno studioso di demografia studia la popolazione umana, e studia due diverse caratteristiche, luminosità e colore, o nel caso degli uomini, non so, l'altezza media e il colore dei capelli, per esempio, la prima cosa che fa cerca di correlare. Cioè si chiede se esistano correlazioni tra queste due grandezze. Nel caso degli uomini è come chiedersi, in media le persone con i capelli biondi sono più alte o più basse di quelle con i capelli scuri, e si scopre che in media sono un po' più alte perché vivono a latitudini più elevate dove il corpo più massiccio difende meglio dal freddo e quant'altro. Bene, per le stelle anche si possono cercare di correlare queste due grandezze e si scopre che effettivamente esistono correlazioni fra luminosità e colore, e questo ha un significato, ci dice qualcosa sulle stelle. A porsi questo problema sono stati questi due astronomi, Russell e Hertzsprung, due astronomi che circa 100 anni fa, questo era un astronomo americano e quest'altro danese, lavorava in Germania però a Potsdam, indipendentemente l'uno dall'altro hanno dato la stessa risposta, hanno costruito un grafico. Un grafico che è stato poi chiamato in loro onore nei decenni successivi il diagramma HR o di Hertzsprung Russell dalle iniziali dei loro nomi. E cosa ci dice questo grafico? Allora, cerchiamo una relazione fra due grandezze, mettiamo su un asse coordinato 1 la temperatura che cresce verso sinistra. Chi va a scuola o chi ha ricordi di scuola dirà che ci vede strano, la X in genere cresce verso destra. Per convenzione Russell ha fatto il diagramma così e nessuno si è preso più la briga di cambiarlo, e quindi qui abbiamo le stelle calde, infatti qui c'è il blu, e qui abbiamo le stelle fredde, qua c'è il rosso. E invece sull'altro asse mettiamo la luminosità delle stelle che cresce, stavolta come ci aspettiamo, verso l'alto, per esempio espressa rispetto al Sole che vale 1. Per ogni stella di cui conosciamo queste due grandezze mettiamo un puntino su questo diagramma, per esempio il Sole starà qui,
perché ha una temperatura di 5800 gradi Kelvin e la sua luminosità è 1 per definizione in unità solari, quindi qui c'è il puntino del sole, mentre Sirio sarà qui, Vega sarà qui, Prossima Centauri, che è rossa e debole, invece sarà qua. E se mettiamo i puntini per molte stelle, ci rendiamo conto che circa il 90%, 85-90% di tutti i puntini si allineano lungo questa diagonale flessuosa che si chiama sequenza principale del diagramma, però non tutti. Per esempio, Aldebaran del Toro, che è circa 350 volte più luminosa del Sole, ma è fredda, 4000 gradi, si troverà più o meno qua, e così via. Qual è il significato evolutivo di questa diversità? Gli astronomi, dopo averne parlato per 30 anni e averci anche litigato su parecchio, hanno capito, alla metà del secolo scorso, del Novecento, che la sequenza principale, o detta anche sequenza delle stelle nane, per distinguere dalle giganti e le supergiganti, che sono più grosse, è il luogo dei punti del diagramma dove si posizionano i punti che rappresentano le stelle in fusione nucleare idrogeno elio. Cioè, quando una stella sta facendo la fase nucleare idrogeno elio, che è quella che fa per la maggior parte della sua vita, assume una temperatura superficiale e una luminosità tipiche di uno dei punti della sequenza principale. Quindi può trovarsi qui, o qui, o qui, o più su, ma in uno di questi punti, dove rimane pressoché immobile per tutto il tempo in cui farà questa fase nucleare, cioè per la maggior parte della sua vita. E perché rimane immobile? Perché è in equilibrio. È in equilibrio energetico e idrostatico, come dicevamo prima, vuol dire meccanico. Non cambia la sua struttura, è in equilibrio e rimane com'è per un lungo periodo di tempo. Notiamo che il fatto che la sequenza principale sia la zona più popolata del diagramma non è strano. Se le stelle ci stanno la maggior parte della vita e se io osservo tante stelle in cielo a caso, è più probabile che una stella la trovi in una fase in cui passa la maggior parte della vita, che non è in cui ci sta poco. Se facciamo il paragone con la vita umana, diciamo che le fasi di formazione occupano le prime settimane di vita. Da qualche settimana di vita, a 70 anni, diciamo, la stella sta nella sequenza principale e da 70 anni in poi evolve nelle fasi successive. In una città, se io divido le persone in tre categorie, quelle da neonati a 2 settimane di vita, da 2 settimane a 70 anni, o solo i 70 anni, quale sarà la classe più popolata? Quella intermedia, ovviamente, perché la maggior parte delle persone avranno un'età in questa fase che è molto più lunga. E lo stesso avviene per le stelle, quindi è più probabile trovarne qualcuna lì che da qualche altra parte. E che cosa stabilisce il punto della sequenza dove andrà a posizionarsi la mia stella? Perché il Sole è qui, e Vega è qui, e Prossima Centauri è qui? Il punto viene determinato dal parametro decisivo per la vita della stella, la sua massa. Le stelle di grande massa si trovano in alta sequenza principale, piccola massa, bassa sequenza principale. I limiti sono circa le stelle di sequenza più bassa, le stelle più piccole, meno massicce di tutte, hanno circa 8, tra 7 e 8 centesimi della massa del Sole, poco meno di un decimo. Le più massicce in assoluto invece raggiungono le 150 masse solari circa, anche se ci sono indicazioni che probabilmente esistono stelle fino a 200 o 300 masse solari, ma in casi molto rari. Quindi questo è il range di masse possibili e la massa determina il punto della sequenza, cioè le caratteristiche che la stella avrà per la maggior parte della sua vita. Più massiccia vuol dire più luminosa e più calda. Questo non è strano se ci pensiamo. Se c'è un parametro, cioè se c'è una sequenza di stelle, quando le stelle fondono l'idrogeno in elio le posso mettere in fila con la sequenza principale, vuol dire che c'è un parametro fisico ordinatore a monte. E infatti la massa determina sia la temperatura superficiale che la luminosità. Perché? Se c'è più massa, il collasso gravitazionale da cui la stella nasce che cosa fa? Scalda di più, più massa c'è più energia potenziale. Quindi la stella che si forma sarà più calda. Sarà più calda in superficie, ok? E quindi più blu. Ma sarà più calda anche nelle regioni centrali. Ed è proprio l'alta temperatura che innesca la fusione nucleare. Se la temperatura è maggiore, la fusione nucleare procede più velocemente, più efficiente. E quindi in virtù dell'equilibrio energetico viene prodotta ed emessa più energia. E quindi la stella è anche più brillante. Quindi non è un caso che durante questa fase energetica le stelle più calde siano anche più brillanti. È perché entrambe le caratteristiche sono determinate dalla stessa cosa, che è la massa stellare. Però diminuisce
diminuisce qualcosa. Quindi risalendo lungo la sequenza principale aumenta la massa, la temperatura, la luminosità, possiamo aggiungere anche il raggio delle stelle, ma diminuisce il tempo di vita, diminuisce la longevità delle stelle. Perché diminuisce? Perché le stelle di alta sequenza principale sono semplicemente troppo brillanti per brillare a lungo. La loro luminosità è enorme e la loro luminosità consuma le loro riserve energetiche. Quindi immaginate una stella più di alta sequenza è più massiccia di una di bassa sequenza e quindi ha più idrogeno da usare. A priori potremmo pensare che duri di più. È come se noi mettessimo in un serbatoio di un'automobile 10 litri di benzina e in un altro 20 litri di benzina. Se dovessimo scommettere a priori su quale funzionerà di più, diremmo quella con più benzina. Ma questo è vero solo se le due macchine vanno alla stessa velocità. Se la macchina con più benzina va più veloce, la può finire prima, anche se ne ha di più. E qual è la velocità, l'analogo della velocità nel caso delle stelle? È la luminosità, che mi dice quanto velocemente viene consumata la riserva di energia. E quindi le stelle di alta luminosità hanno più massa, quindi più idrogeno da fondere in elio, ma lo consumano così tanto più velocemente che lo finiscono prima pur avendo di più in partenza. E la conseguenza è che le stelle di alta sequenza principale hanno tempi di vita che possono essere 10 milioni di anni o meno. Il tempo di vita del Sole è di circa, sulla sequenza principale, circa 10 miliardi di anni, e invece delle stelle di piccola massa, e qui si prendono una bella rigidità, di migliaia di anni, perché centellinano a tal punto le proprie riserve energetiche che durano tempi enormi. In ogni caso, prima o poi possiamo dire che finisce il combustibile nucleare. Tutto l'idrogeno nel nucleo è stato trasformato in elio, o ne è rimasto così poco che il processo diventa inefficiente, non riesce più a sostenere la luminosità della stella. E quindi cosa succede? Prima o poi, diciamo, per tempi più brevi per le stelle massicce, in tempi più lunghi per le stelle meno massicce, a un certo punto la stella deve fronteggiare una crisi energetica e dovrà cambiare la sua struttura, dovrà evolvere, e passiamo alle fasi finali della vita, quindi dedicheremo l'ultima parte della conferenza. Che cosa succede in particolare? Adesso le cose diventano frenetiche, i dettagli sono tantissimi e qualcuno è ancora un po' problematico oggi, ma cercherò a grandi linee di dare l'idea di che cosa succede. Allora, le stelle di massa media come il Sole, che cosa fanno? Questa, immaginiamo che sia la stella, il Sole oggi. Abbiamo la fusione dell'idrogeno in elio nel centro, all'esterno nell'inviluppo non c'è nessuna fusione. A un certo punto questo fenomeno, questa reazione si spegne, non c'è più idrogeno. Cosa succede al nucleo? Il nucleo è caldissimo e anche se si spegne la fusione idrogeno in elio, continua a evacuare energia verso l'inviluppo. La stella non è che si spegne, la stella comunque cade nello spazio freddo e continua a brillare, ma se viene meno la fusione nucleare ricomincia a contrarsi semplicemente. Ricomincia a ricavare energia nell'unico modo che può se non c'è la fusione, con la contrazione gravitazionale. In pratica la fase di sequenza principale, che è la più lunga nella vita di una stella, è semplicemente la più lunga pausa nel collasso gravitazionale. Beh, è una questa, è una lunghissima pausa nel collasso che riprende. Il nucleo ricomincia a contrarsi, ma può avvenire per stelle di questa massa che la contrazione del nucleo lo scalda così tanto che il flusso di energia termica all'inviluppo è così imperioso che l'inviluppo stesso inizialmente tende a contrarsi col nucleo, ma poi rimbalza via sotto l'azione del flusso di energia che arriva dal nucleo. L'inviluppo si espande, la stella aumenta il suo raggio di 50-100 volte. Le due figure non sono in scala. Se questa fosse la stella oggi, la stella dopo sarebbe grande come metà di questa stanza, la fase di gigante, e diventa rossastra perché la superficie della stella si allontana moltissimo dalle regioni centrali dove fluisce l'energia e quindi si raffredda. È nata una gigante rossa. C'è un ulteriore fenomeno. L'enorme riscaldamento per contrazione del nucleo scalda la parte più interna dell'inviluppo oltre la soglia di fusione dell'idrogeno, che lì è ancora presente, e quindi si innesca un guscio fuori dal nucleo in cui avviene la fusione idrogeno-elio, perché lì non è ancora avvenuta. Quindi in pratica la nostra stella in questo momento ha due sorgenti di energia, una gravitazionale dovuta al nucleo in contrazione e una nucleare nella shell che sta fuori dal nucleo. Produce più energia di prima,
E quindi si può dire diversamente questo fatto, in questo modo espande i suoi strati superficiali per riuscire a mettere tutta l'energia che produce, che più di prima diventa più fredda ma più luminosa, e sul diagramma HR fa un percorso di questo tipo, è nata la gigante rossa. Quando il Sole farà questo, fra circa 5 miliardi di anni, quindi non ci dobbiamo preoccupare di questa eventualità, diventerà molto più grande e la luminosità che investirà la Terra sarà così accresciuta che sulla Terra la vita non potrà più rimanere. In realtà già da un tempo un po' precedente il Sole avrà cominciato un pochino ad aumentare di raggio, insomma già fra pochi miliardi di anni, anche meno di 5, forse addirittura solo 2, la vita sulla Terra potrebbe non avere più le condizioni per starci. Non che sia un grosso problema, perché l'evoluzione naturale, per non dire quella tecnologica, agiscono in tempi più brevi di questo e potrebbero permettere sicuramente alla vita di, diciamo, di essere all'altezza di questa sfida, evolvendosi o migrando su altri pianeti. Se la stella invece è già grande in partenza, se è una super, è una stella nana, una stella di alta sequenza principale, magari già 10 o 15 volte più grande del Sole, 50 volte più massiccia, diventa una supergigante, cioè una stella di dimensioni colossali, e ora vedremo quanto. Invece le stelle di massa più piccola, la coda di bassa sequenza principale, non evolvono verso lo stadio di gigante, ma muoiono dopo la fase di sequenza principale direttamente. Sarebbe interessante chiedersi qual è il punto di svolta, sotto che punto della sequenza le stelle non diventano più giganti, mentre al di sopra di questo punto lo diventano. E questa è una risposta che è difficile da dare, perché se si osserva, visto che non posso osservare le stelle evolvere in diretta, e non posso prendere una stella di mezza massa solare e vedere se diventa gigante oppure no fra 10 miliardi di anni, quello che posso fare è andare a vedere dei giganti in cielo che masse hanno, e vedere fino a che valore minimo arriviamo. E si vede che le stelle di massa minima, che sono giganti, sono circa 0,7-0,8 masse solari. Quindi si potrebbe dire, qui c'è il Sole, 0,7-0,8 masse solari siamo qui, fino a qui le stelle diventano giganti, e al di sotto non ne vedo nessuna, quindi forse no. Ma in realtà non posso trarre questa conclusione. Perché? Perché se ricordiamo, il tempo di vita su una stella sulla sequenza principale diventa sempre più lungo quanto più la stella è di piccola massa, e a 0,7-0,8 masse solari supera il tempo di vita dell'universo fino ad oggi. E quindi per forza non posso vedere una gigante di 0,5 masse solari, se lo diventerà non ha avuto ancora il tempo di farlo, perché il suo tempo di vita sulla sequenza principale è di 20 miliardi di anni, per dire, e l'universo ne ha solo 14. Quindi per vedere una prova osservativa devo solo aspettare i prossimi 50 miliardi di anni e vedere cosa succede. Questo è un esempio che ci mostra che la nostra mente è capace di grandissime cose se pensiamo a quando siamo piccoli, ma ci sono delle grandi questioni di fronte ai quali l'universo esige il suo tributo. I suoi tempi sono quelli, io posso rispondere con elucubrazioni teoriche, ma la prova sperimentale qui non c'è e ce l'avrò in tempi inimmaginabili. Se veniamo alle stelle giganti o supergiganti, diamo un'occhiatina di cosa stiamo parlando. Se paragoniamo il Sole a due giganti come arancioni, come Arturo e Aldebaran, 30 e 40 raggi solari, rimpiccioliamo Aldebaran, vediamo stelle come Antares, 850 raggi solari, Betelgeuse, tra i 1000 e 1200 raggi solari, o Mucefeida, supergigante più grande visibile a occhio nudo, che al momento in cui è stata fatta questa figura si stimava avere 2000 diametri solari, oggi questo diametro è stato ridotto a soli, tra virgolette, 1500, ed è la supergigante più grande visibile a occhio nudo. Vi faccio vedere un breve filmatino che ci mostra, per darci un'idea delle dimensioni della Terra e di altri corpi celesti, una specie di scala cosmica. Dalla Terra passiamo a Giove, poi passiamo a una nana bruna, che è un corpo intermedio fra un pianeta come Giove e una piccola stella ancora più grande di una nana bruna, e questo per esempio è il caso di Proxima Centauri, e poi qui abbiamo il Sole, già la Terra si è persa completamente in un granellino da qualche parte, poi vediamo Sirio, la più grande e brillante fra le stelle vicine, e poi c'è Polluce, che è la gigante più vicina al Sistema Solare, a 34 anni luce, circa 10-15 diametri solari, surclassata da Arturo, che ha 37 anni luce, la seconda gigante più vicina al Sistema Solare, e poi abbiamo le supergiganti.
quelle azzurre come righe, quelle biancastre come deli, 200 diametri solari, e poi passiamo ad esempio alla Pistol Star, che sono una categoria di stelle supermassicce su 300-400 diametri solari, Antares a 850 diametri solari, la terza stella più grande visibile a occhio nudo, la seconda più grande visibile a occhio nudo, Betelgeuse, 1000-1200 diametri solari, e poi Lucefè, qui non l'hanno messa, hanno messo un WY Canis Majoris, che è circa simile come dimensione, ma non è visibile a occhio nudo. Forse io avrei scelto Lucefè, che si può vedere con i propri occhi, ma più o meno siamo in questa categoria di stelle immense. Al posto del Sole, Betelgeuse estenderebbe la sua superficie all'orbita di Giove, e Lucefè, o WY Canis Majoris, e poche altre stelle di dimensione simile, quasi all'orbita di Saturno. E ora guardiamo cosa succede dopo. Stiamo arrivando verso la fine della vita stellare. Se una stella come il Sole o più massiccia, dopo la fase di gigante rossa, a un certo punto succede qualcosa. Il nucleo continua a contrarsi fino a che è un nucleo fatto prevalentemente di elio, creato dalla fase nucleare precedente, finché l'elio a sua volta comincia a fondere, ma a temperature molto maggiori, a circa 100 milioni di gradi, si innesca la fusione dell'elio in carbonio e ossigeno. Tre nuclei di elio fondono in un nucleo di carbonio, più raramente quattro nuclei di elio in uno di ossigeno. Quando questo avviene, la stella trova una nuova fase nucleare, una specie di seconda giovinezza. E come ormai dovrebbe essere più o meno chiaro il meccanismo, se si innesca una fase nucleare la contrazione si blocca, perché l'energia persa viene comunque rimpiazzata, non c'è più bisogno che si contragga il nucleo. E quindi la stella si ristabilizza e comincia a brillare tranquillamente per una seconda giovinezza, che però ha un tempo di durata che è circa un decimo rispetto alla prima. Quindi se facciamo il paragone con la vita umana, diciamo una decina d'anni di vita, che non sono pochi, ma non maggioritaria. E in questo caso la stella va incontro ad altri meccanismi, il nucleo che si ricomincia ad accendersi dal punto di vista nucleare tende anche a espandersi un po', a raffreddarsi, e di conseguenza l'inviluppo viene meno un pochino del flusso energetico verso l'inviluppo dovuto alla contrazione del nucleo, e l'inviluppo quindi si raffredda e si comprime anche lui, ma poi si comprime e riscalda di nuovo, insomma ci sono tanti dettagli. Il risultato è che si forma una gigante arancione. Una gigante arancione che sta fondendo l'elio, il carbonio e l'ossigeno, come Arturo o Aldebaran, che sono fasi nucleari successive. La stella si sposta nella zona detta di clump, di addensamento del diagramma HR, che è la seconda più popolare dopo la sequenza principale, ed è sostanzialmente il bordo sinistro del ramo delle giganti. Se la stella è come il Sole, questa qui è la ultima fase nucleare, ma se più massiccia ne può avere altre. Dopo la seconda fase nucleare il Sole diventerà di nuovo una gigante rossa, per la seconda volta ancora più grande della prima volta. E in questa seconda fase, che si chiama di gigante asintotica, potrebbe arrivare a inglobare la Terra. E cioè la Terra sarà già disabitata dalla prima fase di gigante rossa, mezzo miliardo d'anni prima. Ma in questa seconda fase potrebbe essere fisicamente distrutta dal Sole che la ingloberà. Non si sa bene. Diciamo che l'umanità, qualunque cosa sarà diventata da qui a 6 miliardi di anni, ovviamente parlare di uomini bisogna metterlo un pochino tra virgolette, perché qui siamo in un museo di storia naturale che ci insegna che solo un miliardo di anni fa c'erano solo gli organismi unicellulari, quindi è ovvio che succederà qualcosa. Però l'umanità, tra virgolette, sarà già finita chissà dove nella galassia, però potrebbe essere bello per questi uomini del futuro che la Terra, seppur disabitata, in quanto culla della nostra specie, che chissà come evolverà, possa rimanere intatta, ma lo decideremo noi, sarà il Sole a far decidere. Se però la stella è più massiccia, va incontro a nuove fasi nucleari in cui si formano via via il neo, il magnesio, il silicio, lo zolfo, il nichel, il ferro e altri elementi. Ogni fase nucleare parte dalla precedente, è seguita da un'ulteriore contrazione e riscaldamento del nucleo stellare che innesca la fase successiva e che usa come materia prima ciò che risulta dalla fase precedente, ma siamo a temperature sempre maggiori. Per l'ultima fase, quella che porta alla fusione del ferro e nichel, servono temperature di 4 miliardi di gradi. Siamo passati dai milioni ai miliardi di gradi. E
quest'ultima fase avviene in un tempo velocissimo. Una stella massiccia che vive, mettiamo, 10 milioni o 100 milioni di anni nella fase idrogeno-elio, l'ultima fase la consuma in qualche giorno. Quindi è un'ultima fase di stabilità nucleare, ma estremamente effimera, dopo la quale la stella muore. E muore perché, anche se arriva alla fusione del ferro, e questo avviene per stelle di almeno 8-10 masse solari, il ferro 56 è il nucleo più stabile esistente nell'universo. Cosa vuol dire più stabile? Da un punto di vista chimico, gli elementi più stabili sono i gas nobili. Il più nobile di tutti è l'elio stesso, che è quello che reagisce meno di tutti. Chimicamente non reagisce perché sta bene da solo, si chiama nobile per questo. Da un punto di vista fisico, stabile vuol dire che è uno stato di energia minima. E quindi se io lo cambio, devo dargli energia, non posso ricavarne, non me ne può dare lui, perché non posso abbassarne ulteriormente. Ok? Lo stesso avviene dal punto di vista nucleare per il ferro 56, è lo stato nucleare più stabile dell'universo, 30 neutroni e 26 protoni, è uno stato di energia minima nucleare, o meglio, scompeo si può anche dire, al massimo legame per nucleone. Ma è la stessa cosa, vuol dire che io non posso più ricavarci energia, se cambio qualcosa non posso spedirlo su uno stato di energia inferiore e prendermi il surplus, ma gliela devo dare io. E quindi la nostra stella non può più accendere fasi nucleari, o se lo fa perde energia, non la guadagna più, e quindi la stabilità nucleare che ha permesso alla stella di vivere finora è compromessa definitivamente. E quindi la stella necessariamente andrà a morire, e ora vedremo qualche dettaglio. Possiamo dire che in generale il motivo per cui la stella muore è lo stesso per cui è nata, perché il collasso gravitazionale che l'ha fatta nascere ha avuto delle pause durante le fasi nucleari, ma alla fine porterà a termine il suo compito e porterà la stella a morire. I dettagli però dipendono da caso a caso. In particolare ci sono, in genere vengono identificate tre categorie per masse, dal valore minimo possibile, che è 0,07, 0,08 masse solari, fino a 8-10 masse solari. Questi valori limite non sono esatti, sono indicativi, ci sono diversi modelli che predicono valori un po' diversi, ma più o meno siamo lì. Qui dentro c'è il Sole sicuramente, per esempio. E poi vedremo le stelle di massa grande e grandissima. Per quanto riguarda queste stelle, nel caso del Sole, per esempio, avremo le fasi di gigante rossa, poi gigante arancione, poi gigante rossa di nuovo, o come vi dicevo si chiama asintotica. Questa ultima fase sarà seguita da perdita dell'inviluppo, cioè la gigante asintotica a un certo punto si libererà dell'inviluppo, perché il nucleo e il collasso gravitazionale continuerà a comprimersi e a liberare energia fino a trasmettere all'inviluppo una quantità di energia che supera la sua energia potenziale, cioè l'energia di legame gravitazionale, quella che tiene la stella insieme, quindi l'inviluppo a un certo punto sarà soffiato via, sarà espulso nello spazio. Il fenomeno non sarà esplosivo, è un fenomeno che è relativamente lento e che, diciamo, per una stella veloce, ma dal nostro punto di vista molto lento, che lentamente porterà alla perdita dell'inviluppo da parte del Sole o di stelle simili. E questo porterà alla formazione di una cosiddetta nebulosa planetaria. Nebulosa planetaria, la più famosa di tutte, è la nebulosa d'anello della Lira, che vediamo qui, e qui notiamo, questo è l'inviluppo espulso dalla stella, e questo qui al centro è il nucleo stellare, che per la prima volta dalla nascita della stella è nudo, non è più coperto da nulla, vede lo spazio direttamente. Questo oggetto si chiama nebulosa planetaria, ma non ha nulla a che fare con i pianeti, è un nome dato per sbaglio alla fine del Settecento, che è rimasto, ok? E nessuno si è preso la briga di cambiarlo, è un nome che va preso come convenzionale. E il nucleo che cosa fa? Continua a contrarsi per sempre? Beh, in realtà no. Da quanto abbiamo capito finora, se noi abbiamo una stella o un suo nucleo tenuti insieme dalla forza di gravità, se perdono energia verso l'esterno, devono rimpiazzarla in qualche modo, o con le fusioni nucleari o con la contrazione. Le fusioni nucleari non si accendono più, e quindi continuerà per sempre a contrarsi. In realtà no, a un certo punto il nucleo perderà la proprietà di gas perfetto, comincerà ad obbedire ad altre leggi fisiche, diventerà un gas cosiddetto degenere,
per cui fanno delle leggi diverse, e in particolare queste leggi ci dicono che quando il nucleo sarà diventato piccolo più o meno come la Terra, come vedete in questa animazione, e quindi con una densità inimmaginabile, si instaurerà una pressione che si chiama pressione di degenerazione, che bilancerà la gravità in maniera definitiva, che non è più legata alla temperatura, e quindi non sono più tutti i problemi relativi al fatto che si raffredda e quindi si deve contrarre e così via. Raggiungerà uno stato della materia diverso. Certo, ridurre il nucleo di una stella come il Sole alle dimensioni della Terra vuol dire mettere, diciamo, 50.000 volte la massa della Terra dentro la Terra. E questo vuol dire che questo gas di genere ha una densità enorme, tipicamente 10 tonnellate per centimetro cubo. Quindi se noi avessimo un centimetro cubo di nana bianca qui e lo mettessimo sul tavolo con le sue 10 tonnellate, spaccherebbe il tavolo e il pavimento e finirebbe nelle fondamenta, sulle fondamenta del palazzo probabilmente, perché è ultra denso. Le cose si fanno più spettacolari se la nostra stella è più massiccia. Se la massa supera le 8, 10 fino a 20, 25 masse solari, cosa succede? In questo caso la stella arriva alla sintesi del ferro e nichel. È arrivata al ferro, però ha terminato le sue fasi nucleari perché non può più ricavare energia. E quindi cosa succede? Che il nucleo di nuovo collassa su se stesso, però attenzione, stavolta il nucleo è più massiccio ed è molto piccolo perché ha fatto più fasi di contrazione per raggiungere le successive fasi nucleari. E un corpo massiccio e piccolo possiede la più alta energia, scusate, la più alta forza di gravità interna. Più un corpo è massiccio e più piccolo, più forte è la gravità al suo interno. Il nucleo, quindi, stavolta, nell'ultimo collasso, più che un collasso, subisce una vera e propria implosione. In un tempo di qualche centesimo di secondo implode sul proprio centro di massa, trasformandosi in un oggetto grande poche decine di chilometri, ultra denso, una cosiddetta stella di neutroni. E tutta l'energia prodotta però quant'è? Il collasso finale produce una quantità, libera una quantità di energia potenziale inimmaginabile. L'energia potenziale prodotta da quest'ultimo fenomeno si trasmette all'impiluppo e lo fa esplodere nello spazio. In pratica l'energia prodotta da quest'ultimo collasso del nucleo sul proprio centro di massa per una stella massiccia è circa 10 volte superiore a quella che la stella ha emesso grazie alla fusione nucleare durante tutta la sua vita. Cioè una stella che di 10 masse solari, che ha brillato 1000 volte più del Sole per 100 milioni di anni, questa energia è un decimo di quella prodotta dall'implosione del nucleo nell'istante finale. Quindi per le stelle di grande massa in realtà la sorgente di energia principale è la gravità e non le fusioni nucleari, anche se quasi tutta l'energia gravitazionale viene emessa nell'ultimo momento di vita. È così tanta che si crea un'onda d'urto terribile che spazza via l'impiluppo a una velocità dell'ordine di un decimo della velocità della luce. Si è formata un'esplosione di supernova. Questa supernova di tipo 2, cosiddetta, questo è un filmatino che ce la vuole mostrare in maniera un po' naif, e ovviamente, adesso vediamo, lo facciamo partire, ovviamente dare un'idea reale è impossibile, anche perché se una stella esplodesse come supernova a meno di 3-500 anni luce di distanza dalla Terra sarebbe l'ultima cosa che tutti noi vedremmo, perché l'energia che investirebbe la Terra sarebbe tale che potrebbe distruggere la vita sulla Terra. Vi tranquillizzo, nessuna stella è previsto che lo faccia nel prossimo milione di anni, ok? Anzi, questo è ovvio, se la vita sulla Terra c'è vuol dire che questo fenomeno è raro, evidentemente, se no non saremmo qua a raccontarcelo. Quindi è un fenomeno estremamente energetico. È interessante il fatto che in realtà la luce emessa, quella che noi vediamo proprio come esplosione, è solo una piccola percentuale del totale. Qui vediamo una supernova che esplose in un'altra galassia, che è questa galassia qui, e si nota che l'energia emessa come luce rende la luminosità della stella paragonabile quasi al centro galattico, quindi la luminosità è aumentata di 1 miliardo di volte rispetto al normale, ma l'energia emessa sotto forma di radiazione elettromagnetica, ovvero luce, è solo un centesimo del totale. Dove è finito il 99%? Un 10% circa viene assorbito dallo smantellamento della maggior parte dei nuclei di ferro che costituiscono il nucleo. Un po' di ferro sopravvive ed è quello di cui sono fatti gli utensili che abbiamo sulla Terra, che viene da lì, da una supernova antica. Ma la maggior parte viene smantellato e in piccola quantità diffuso negli elementi più pesanti del ferro.
Infatti, se facciamo caso, finora abbiamo parlato di fusione nucleare fino al ferro e al nichel, ma non oltre. Da dove arrivano gli elementi più pesanti del ferro? Ma in realtà, durante le fasi nucleari anche ordinarie di stelle massicce, si riesce già a formare qualche elemento più pesante del ferro grazie a delle catene secondarie che non impattano sul bilancio energetico della stella. Ma gli elementi più pesanti hanno bisogno di molta energia per formarsi a partire dal ferro, e quindi l'energia ce n'è quanta ne vogliamo. Infatti gli elementi più pesanti si formano solo a partire dall'esplosione di supernova. E questo è il caso di alcuni elementi, come per esempio, l'esempio più classico di tutti è l'oro. L'oro sulla Terra c'è, ma ce n'è poco, perché viene solo da qua. E questo vuol dire anche il fatto che noi abbiamo degli oggetti d'oro sulla Terra qua addosso, sono altrettanti resti di supernova. Significa che una supernova è esplosa prima che nascesse il Sistema Solare, anzi, quasi certamente ciò che ha innescato la formazione del Sistema Solare, arricchendo la nebulosa da cui è nato poi il Sole e la Terra, per esempio di tutto l'oro che costituisce i nostri orecchini, anelli e così via. Secondo una teoria recente che segue la scoperta delle onde gravitazionali, in realtà ci sono state un po' di revisioni, è stato proposto che l'oro si formi in realtà dal merging di stelle e neutroni, che è un processo un po' diverso, successivo all'esplosione di supernova, è un processo ancora più energetico. Diciamo, la cosa è un po' discussa. Quello che è certo è che comunque la formazione degli elementi pesanti richiede l'esplosione di supernova o fenomeni estremamente energetici, come fenomeni che coinvolgono le stelle di neutroni che si sono formate in queste esplosioni, che possono poi a loro volta collidere le une con le altre. Quello che però è interessante è che il 90% circa dell'energia emessa dalla supernova viene emessa in forma di neutrini, particelle subatomiche prodotte da questo rush finale di smantellamenti di nuclei e produzione di altri nuclei atomici, e i neutrini sono però particelle estremamente elusive che è difficilissimo catturare. Ne vengono emesse una quantità tale che nel campo dei neutrini la stella che esplode come supernova diventa luminosa quanto l'intero universo. Diciamo, nel campo del visibile diventa luminosa una frazione significativa di una galassia, ma nei neutrini quanto tutte le stelle dell'universo messe assieme. Purtroppo i neutrini sono difficili da catturare. Un neutrino ha una capacità di penetrazione nella materia ordinaria senza interagire, che è stato calcolato che per avere buone probabilità di fermare o catturare un neutrino bisognerebbe costruire una muraglia di piombo spesso un anno luce. Ok? Quindi i neutrini della supernova arrivano qui, attraversano la Terra come se non ci fossimo. Quindi è difficile testare questa teoria, perché bisogna catturarne qualcuno per vedere se è stato emesso. Ma qualcuno si è riuscito comunque in qualche modo a catturarlo. Peraltro l'idea che i neutrini attraversino anche la Terra come se non ci fosse è all'origine del fatto che, come forse sapete, noi siamo attraversati continuamente ogni secondo da migliaia di neutrini di origine solare emessi dal Sole, prodotti dal Sole dalle sue fusioni nucleari 8 minuti abbondanti fa nelle sue regioni centrali. Una volta prodotti escono dal Sole come se non ci fosse, arrivano sulla Terra, attraversano noi e si perdono nello spazio. Questo avviene anche di notte, ovviamente, perché di notte i neutrini escono dal pavimento, vengono da sotto, perché la Terra per loro è come se non ci fosse, sono completamente trasparenti, quindi sono particelle abbastanza singolari. Quindi diciamo, abbiamo quindi questa produzione di neutrini che porta via la maggior parte dell'energia della supernova. E poi abbiamo l'ultimo caso è quello di massa superiore a 20-25 masse solari. In questo caso cosa succede? Succede che l'ultima fase di fusione, quella che porta il ferro al nichel, è seguita da un collasso gravitazionale che però non si ferma alla fase di stella di neutroni. Anche la pressione di degenerazione del gas degenere di neutroni tipico di questo oggetto piccolissimo e densissimo che è la stella di neutroni, tanto per darvi un'idea, la densità della materia di una stella di neutroni come ordine di grandezza è 1 miliardo di tonnellate per centimetro cubo, qualcosa del genere, quindi è estremamente denso. Se mettessimo qui 1 centimetro cubo di stella di neutroni, bucherebbe il tavolo, il pavimento, la crosta terrestre, andrebbe al centro della Terra, ok? Ma in questo caso, nel caso di masse ancora superiori, nemmeno questo stato è stabile. La pressione di degenerazione non riesce a bloccare la gravità. E cosa succede? Il collasso gravitazionale prosegue per sempre, potremmo dire. Matematicamente parlando, non è più arrestato da nulla.
Siccome dire per sempre fisicamente non vuol dire molto, possiamo dire questo: non esiste nessuno stato della materia conosciuto in grado di bilanciare la forza di gravità, e quindi non si sa che cosa diventi il nucleo stellare. E per questa ragione l'oggetto che si forma viene chiamato singolarità. Singolarità matematicamente si parla di singolarità tutte le volte che una grandezza tende all'infinito, punti singolari e così via. Fisicamente singolarità vuol dire non abbiamo la più pallida idea di che cosa sia. Infatti io ho disegnato la singolarità come un cerchio grigio, tanto nessuno sa cos'è, posso disegnare quello che vuole. Ok? La singolarità. Quello che però sappiamo è che il campo gravitazionale intorno alla singolarità è estremamente intenso, e quindi anche se non sappiamo cos'è la singolarità, possiamo definire le proprietà che si esercita sullo spazio circostante, e possiamo definire una distanza che si chiama orizzonte, che corrisponde alla regione di spazio che circonda la singolarità in cui la velocità di fuga raggiunge la velocità della luce. E questo vuol dire che da questo momento in poi lo spazio sarà separato in due regioni: la regione interna all'orizzonte, che non può più comunicare con l'esterno perché nulla, nemmeno la luce, può scappare al campo gravitazionale interno all'orizzonte, e quindi si forma una regione dello spazio separata dal resto dello spazio, e questo è il concetto di buco nero. Quindi la singolarità non è definibile in termini di descrizione fisica della materia, ma la singolarità coperta da un orizzonte, e l'orizzonte è definibile in termini di proprietà dello spazio, è un buco nero. Questo in realtà è il concetto classico di buco nero. Il concetto più moderno è quello relativistico, quello di Einstein, non di Newton, secondo cui la gravità incurva lo spazio-tempo. E qualora il campo gravitazionale diventi eccessivo e la curvatura, la distorsione dello spazio-tempo può diventare infinita, laddove diventa infinita viene definito l'orizzonte. Curvatura, distorsione spazio-temporale infinita, cosa vuol dire? Vuol dire che lo spazio si lacera, si separa dal resto dell'universo, quindi ciò che è dentro l'orizzonte non può più raggiungere ciò che è fuori, perché semplicemente si è staccato questo pezzo dal resto dell'universo, si è creata una discontinuità spaziale e quindi non si può più tornare indietro. Discontinuità invece, distorsione temporale, significa che sull'orizzonte la distorsione temporale diventa infinita e il tempo si ferma, il tempo finisce, e quindi noi non possiamo più dire cosa c'è dentro l'orizzonte, perché il tempo, ciò che c'è oltre l'orizzonte, è separato dal nostro spazio e oltre la fine del tempo, e quindi non possiamo più dire che cosa c'è. Come si fa a scoprire se i buchi neri esistono davvero? Essendo il buco nero per definizione nero e anche piccolo, non si può vedere direttamente. Si possono vedere gli effetti su quello che gli passa vicino. Se per esempio si forma un buco nero in un sistema di due stelle, un sistema binario, ecco che questo buco nero, anche se non lo vediamo, mangia la materia, la stella compagna, e vedremo il disco di materia calda che cade verso un punto dello spazio dove non c'è nulla. In questo modo la nostra evoluzione stellare sta giungendo al termine. Possiamo ricapitolare, seppure prendendo questi numeri come indicativi, perché possono cambiare un po' nel tempo e l'hanno già fatto, abbiamo la produzione di una nana bianca e una nebulosa planetaria per masse medie piccole, per grandi masse la stella di neutrone con esplosione di supernova o il buco nero con esplosione di supernova, ma le stelle più massicce in assoluto, sopra le 70-80 masse solari, in realtà non esplodono più come supernova, c'è il collasso diretto, cioè in questo caso la gravità è così intensa che addirittura si mangia anche l'inviluppo della stella e l'intera stella cade nel buco nero che si va a formare. Quello che interessa a noi, questa è la conclusione del mio discorso, però è una cosa in particolare, ed è questa: la genesi degli elementi dell'universo deve tantissimo alle stelle. Se noi partiamo dall'inizio della storia del nostro universo, la nucleosintesi primordiale ha portato alla formazione soltanto dell'idrogeno e dell'elio. L'idrogeno si è formato, i protoni, i nuclei di idrogeno sono formati nei primi frazioni di secondo dopo il Big Bang, nei primi minuti la nucleosintesi ha prodotto l'elio e piccolissime quantità di litio, e nient'altro si pensa. Questo vuol dire che l'enorme varietà di elementi chimici che costituisce l'universo viene da qualche altra parte, e questo qualcosa sono proprio le stelle.
Grazie alla fusione nucleare, le stelle trasformano l'idrogeno in elio, ma poi nei più massicci anche l'elio, il carbonio, ossigeno, il neon, il magnesio, il silicio, il zolfo, il ferro, negli elementi oltre il ferro, in tutti quelli intermedi, in oro, l'esplosione di supernove e emerging di stelle di neutroni, secondo questa nuova teoria chiamata in moda, ma ancora non si sa bene, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che le stelle hanno forgiato uno per uno questi atomi e poi questi nuclei atomici, che cosa hanno fatto? Li hanno dispersi nello spazio alla fine della loro vita e sono nate da nebulose e hanno vissuto e riformato nebulose, perché abbiamo visto che tranne nel caso del collasso diretto in cui la stella, il buco nero nascente, si mangia tutta la stella, ma quello riguarda una minima minoranza delle stelle, la stella riemette gran parte della sua materia nello spazio, dove questa nebulosa andrà a mescolarsi con l'acqua, la altre darà vita a una seconda o una terza generazione di stelle, da cui nasceranno le nuove stelle, che però avranno anche un po' di carbonio, di ossigeno, di calcio, di silicio, eccetera, che è quello che costituisce gli esseri viventi, tra le altre cose. Quindi se noi facciamo i calcoli, scopriamo che noi uomini, di cosa siamo fatti? Noi siamo fatti per poco più della metà del nostro peso d'acqua, ma l'acqua è costituita di idrogeno e ossigeno. Per ogni atomo di ossigeno ce ne sono due di idrogeno, ma l'atomo di ossigeno è 16 volte più massiccio di quello di idrogeno, quindi in massa noi siamo fatti prevalentemente di ossigeno. Circa il 55% del nostro corpo è ossigeno, il 35% circa è carbonio delle molecole organiche, il 10% rimanente è l'idrogeno dell'acqua, il calcio delle ossa, il fosforo, il potassio e tutti gli altri elementi. Cosa vuol dire? Vuol dire che oltre il 90% in massa del nostro corpo è fatto di materia stellare. Quindi le stelle che sono vissute hanno disperso questa materia nello spazio e noi ci siamo aggregati a partire da questa materia. Quando si dice che noi siamo figli delle stelle, questa è una frase un po' retorica, forse anche un po' abusata, ma è vera in senso letterale, non solo nel senso che senza una stella come il Sole noi non potremmo vivere perché non ci sarebbe la vita sulla Terra, certamente, ma in senso più strutturale noi siamo fatti quasi interamente di materia stellare, che le stelle hanno prodotto e muovendo, diffuso nello spazio in ere lontane. Quindi questa bella conclusione ci permette di dire che questa materia riaggregata è diventata cosciente, siamo noi che guardiamo le stelle. Quindi sì, siamo piccoli, la nostra Terra è piccolissima, noi siamo ancora più piccoli della Terra, però la nostra mente, il nostro cervello che ci permette di comprendere tutto questo, ci ha fatto capire che noi siamo materia stellare riaggregata, ci rende anche, senz'altro, forse un pochino meno piccoli. Quindi la mia conclusione è semplicemente questa: guardare le stelle vuol dire guardare anche la nostra origine, quindi le stelle non sono solo lassù, dove noi le guardiamo, sono anche qui, sono anche in questo momento, perché siamo stelle anche noi. E con questo concludo la mia conferenza. Chiarissima, piena, completa direi, proprio piena di concetti fisici. Volevo dire, se ci sono domande, se qualcuno ha delle domande, possiamo... Sì. Fusione protone-protone e il 3-alfa, carbonio, ossigeno, azoto. Però in questo modo si formano solo elementi a numero atomico pari, quelli dispari, tipo l'arsenico, il fosforo, com'è che vengono? Sì, effettivamente i numeri atomici pari sono tendenzialmente più stabili e si formano secondo meccanismi di questo tipo. Gli altri elementi, quelli che non fanno parte della catena principale, si formano per cattura di neutroni liberi. E diciamo questo: dentro una stella massiccia la temperatura è così elevata che il campo termico, il campo di fotoni presenti secondo lo spettro di corpo nero sono così energetici che possono spezzare i nuclei in alcuni casi,
e creare anche, per esempio, neutroni liberi. Scusi, sì. No, 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 normalmente, nelle stelle massicce, però le più calde. E quindi questi nuclei possono essere poi catturati da nuclei pari e con un decadimento beta meno aumenta il numero atomico. Ok, meccanismo di questo. Bene, c'è la mano lassù. Grazie professore per l'interessantissima esposizione. Due domande, in realtà. Dunque, la prima riguarda il diagramma HR. Siccome le stelle diciamo rosse, piccole, che vivono 100 miliardi di anni, sono così piccole che non le vediamo sostanzialmente, se ne vediamo una piccola parte sul bordo, mi chiedevo se la rotazione delle galassie come velocità radiale tiene conto del fatto che la massa di queste stelle, che sono numerosissime e non sappiamo bene quante sono, può influenzare questo diagramma. Secondo domanda, il merger che c'è stato adesso di stelle di neutrone ha creato molto, molto, addirittura 10 pianeti d'oro nella Terra, più o meno, 7 come platino e così via. E insomma è una cosa interessante, però ha creato anche molti materie pesanti che vanno verso il basso. Ora, la teoria del Big Bang è stata formata da Fred Hoyle, perché lui diceva che l'elio, ossia le quantità stoichiometriche della genesi iniziale, erano insufficienti per quanto riguarda la quantità di elio, che era il 25% quello osservata. Quindi invece se ne osserva circa il 12%, mi collega se sbaglio, circa la metà. Però a questo punto, siccome la GV, si è vista adesso a luglio dell'agosto scorso, è interessante, chiedo a lei che è un astrofisico, che non sono così afferrato, se può modificare il rapporto stoichiometrico tra in materia creata da GV anche a livello molto diffuso, perché è la prima che vediamo ed è la più vicina, ma ce ne sono tantissime nell'universo, da cui il peso dell'universo dell'elio può essere modificato e quindi ricorre in ballo qualcos'altro. Sì, certamente, ringrazio per la domanda, rispondo prima a questa seconda. Certamente sì, nel senso che chiaramente questa è la prima osservata bene, il primo diciamo ben osservato. È chiaro che questo ha portato fenomeni così rari, chiaramente non c'è un'evidenza osservativa cogente. E quindi chiaramente tutte le teorie sulla formazione degli elementi pesanti sono un po' teoriche, effettivamente. È chiaro che la questione, per esempio, dell'oro è fondamentale, perché il quadro classico supernova, adesso si pensa invece che questo potrebbe essere un meccanismo. Chiaramente, quindi, la revisione delle teorie è assolutamente possibile. Il fatto che sia stato proposto un meccanismo, grazie a questo fenomeno di quadraggio di stelle di neutroni, per ora va preso un po' come una proposta, perché è un singolo evento, le osservazioni stesse sono interpretate, diciamo, chiaramente non sono stati fotografati in dettaglio, non è avvenuto vicino al sistema solare, per fortuna, insomma. E quindi si tratta di reinterpretare il modo osservazione in un'impalcatura teorica molto complessa, in cui queste osservazioni impatteranno e riaggiusteranno qualcosa, quindi è assolutamente vero. Penso che anche la teoria del Big Bang ha i suoi problemi, ai suoi detrattori. L'idea Alfred Hoyle, diciamo, però certamente di uno stato stazionario, quella è stata abbandonata, ma dire che sia prova di bomba non lo direbbe nessuno. Quindi in linea di massima condivido quello che lei ha detto. Non c'è, che io sappia, ancora una nuova che ovviamente si sta osservando due anni fa, un evento, si sta cercando di capire i dati, certamente. Questo ovviamente non vuol dire che non sia vera, però delle cose da aggiustare ci possono essere sicuramente, e potrebbe rimanere valida, ma con alcuni cambiamenti, certo. Sulla questione invece delle stelle rosse, diciamo che le stelle rosse sono deboli, ma non così deboli che su scala galattica non si riescano a osservare con telescopi potenti, quindi le possiamo considerare sicuramente entro il nodulo della materia visibile. La loro azione complessiva, essendo in numero significativo, è discernibile dai telescopi in generale. Quindi se noi abbiamo la regione di una galassia con diverse luminosità, il loro contributo in linea di massima è considerato, certamente. La questione riguardo a punta di rotazione di materie oscure, ci dovremmo sicuramente cercare altri candidati, potrebbero essere quelle nane brune al limite, che nel visibile non emettono quasi nulla. Certamente poi è anche vero che il confine tra nane brune e nane rosse c'è, è definito, ma in termini di funzione di massa, anche lì sono stelle deboli, non si sa bene,
Quello per cui la ringrazio del suo intervento è che mette in evidenza in una maniera assolutamente condivisibile che le teorie hanno anche dei limiti e che è un bene, perché vuol dire che le si può migliorare con nuovi dati osservativi. Abbiamo un'altra domanda. Sì, buonasera. Io sono sempre affascinato, come molti, dall'ultima parte della sua... quando lei trattava dei buchi neri. Ho letto, a parte che sappiamo pochissimo di quella singolarità o cosa vi è dentro, che tipo di plasma vi sia, qualcosa sappiamo, la sua energia gravitazionale, la sua entropia. Ho letto un articolo molto interessante su Linastron, uscito la scorsa settimana, 10 giorni fa di circa, dove parla di questo oggetto di cui sappiamo poco o nulla, ma dei suoi geni che avrebbero, come in parte succede al nostro asse di rotazione, una precessione, i geni relativistici in uscita, e quindi probabilmente sappiamo poco, ma potrebbe essere un buco nero, qualcosa di rotante, con una sua precessione dagli assi magnetici nord-sud. Sì, effettivamente, come è stato comunicato, effettivamente, certo, il problema della singolarità, dell'orizzonte, eccetera, effettivamente è un problema un po' diverso rispetto al problema del rischio di accrescimento e dei geni relativistici che sono esterni chiaramente all'orizzonte, e questo ci dice qualcosa sulla dinamica con cui la materia cade verso il buco nero, quindi su come dissipa il momento angolare e così via. È verissimo che certamente quando si affronta poi l'argomento orizzonte in termini teorici, allora lì ci sono dei problemi, no? Dei problemi famosi relativi al problema che quantisticamente, cominciano i conflitti tra meccanica quantistica e sensazione relativistica e così via. Quindi personalmente vedo, queste sono osservazioni molto interessanti sulla dinamica della materia intorno al buco nero, quindi quella molto complessa, lasciano inalterati tutti i problemi relativi all'orizzonte e ai conflitti in relatività e teorie quantistiche che avvengono sull'orizzonte e che vanno a spiegare, dovrebbero, entrano in un dominio che non è osservabile attualmente, perché richiederebbe una temperatura di fondo dell'universo molto inferiore e così via. Quindi siamo comunque su tutti i problemi aperti, certamente con le rotante e quant'altro, su cui si aggiungono i dati osservativi e si cerca di migliorare certamente quindi la comprensione della dinamica e così. Scusi, posso? Ci sono altre domande? Sì. Sì, vorrei sapere se con il microfono. Posso, si sente? In che fase si formano gli elementi transuranici e si sono mai trovati, ad esempio, spettroscopicamente con le supernove? Ma dunque, chiaramente gli elementi più pesanti, quindi siamo supernove, però di nuovo ci sono le questioni di converging di stelle di neutroni, che è un po' una novità, sono tutti fenomeni sufficientemente energetici. A livello spettroscopico devo dire che quale sia l'elemento in assoluto più pesante visto dovrei andare a magnificarlo, quindi comunque siamo sugli elementi zona uranio, però quale sia l'elemento spettroscopicamente più pesante, direi in linea di massima probabilmente un po' meno pesante, perché le quantità di elementi, direi sicuramente, perché le quantità di elementi uranici, cioè transuranici creati da questi fenomeni sono piccolissime, e quindi in uno spettro di supernova così a occhio, direi, non è così facile andarlo a vedere, però dovrei controllare questa cosa, dovrei verificare. Allora ancora facciamo solo un paio di domande, ancora abbiamo poco tempo. Riguardo alla trasparenza della Terra rispetto ai neutrini, ho letto un interessante articolo recentemente riguardo praticamente l'esperimento IceCube in Antartide, se non sbaglio. Sembra di aver capito che sono emersi dei dati che prendono in considerazione il fatto che i neutrini interagiscono molto più di quanto si pensava in passato con la materia, in particolare quelli ad altissima energia possono venire assorbiti dalla materia, insomma, di aver capito. Sì, diciamo semplicemente che chiaramente dipende solo cosa si intende per molto di più, nel senso che molto di più di pochissimo è ancora poco, ecco, semplicemente.
Però è vero, certo, la probabilità di assorbimento dipende in maniera critica da due fattori, che sono l'energia del neutrino e il nucleo atomico per cui impatta. Quindi quello che si sta cercando di fare è mettere, diciamo, di sintonizzare un po' le due cose, chiaramente, creare dei nuclei atomici che interagiscono nella maniera massima possibile con alcuni livelli di energia dei neutrini. Quindi queste cose che dice lei sono assolutamente vere e interessanti. La probabilità di interazione rimane molto bassa, però può servire a cercare di capire qual è lo spettro energetico di neutrini con qualche dato in più, questo sì. Cioè non arriverei al punto di dire che l'interazione non è certo paragonabile a un'interazione debole o un'interazione nucleare standard, però è incoraggiante in questo senso, anche se rimaniamo sempre a probabilità di interazione bassissime. Poi c'è la questione delle oscillazioni, del neutrino, eccetera. C'è anche, ci sono anche i modelli solari di produzione dei neutrini che hanno dei loro margini, ovviamente, di aggiustamento. Quindi sono dati che si vanno a inserire su un contesto teorico molto complesso e ti aiutano un pochino a raffinarlo, ma in esperimenti così complessi in cui c'è una simile, diciamo, corpus concettuale sotto, queste informazioni tendenzialmente non sono dirimenti, ecco, direi. Nell'articolo si parlava di assorbimento da parte della materia. Sì, è un assorbimento che provoca, infatti quello che si osserva è la reazione nucleare che ne consegue, cioè i prodotti che ne conseguono dovuti proprio al fatto che il neutrino fa da trigger a un'interazione con un nucleo, sì, certamente. Però quello che si osserva quindi è il fatto che poi si forma per esempio un nucleo in uno stato eccitato che può decadere, non so se è il positrone emesso per esempio, che è rilevabile. Quindi c'è, cioè, quello che si osserva è l'elettrone, insomma si osserva la conseguenza del processo nucleare indotto dal neutrino, quindi un assorbimento, certamente. Corretto. Una domanda? Sì? L'ultimo. No. Allora chiudiamo. Dunque, sono stati osservati da qualche anno i blazars, che sono gli AGN del tipo dell'asse che sparano verso la Terra, sostanzialmente come asse, che creano antimateria, nel senso che siano le reazioni tipiche delle isolatori di particelle, per esempio anche il 3412 contro 3411 sono due geni di plasma che sono poi degli assi dei buchi neri e creano l'antimateria. Si è visto proprio i dati, nel senso poca, ma c'è. Però questo fatto, siccome anche al CERN di Ginevra, vediamo nell'LHC, che si creano quando si fanno le collisioni di protone e protone, escono un casino di nuvole, un sacco di mesoni, un sacco di cose che non si aspettavano, e la complessità sta aumentando sempre di più, non sappiamo chiaramente cosa succede. Mi chiedo, è possibile che ci siano generatori di particelle di nucleosintesi, quindi che non è tipo la stella soltanto, ma sono oggetti dei buchi neri dove c'è un buco nero che spara a una certa intensità e colpisce qualcosa, crea comunque ciò che succede al CERN, crea di materia e materia nuova. Sì, diciamo che certamente, nel senso che la creazione di linea di principio qualsiasi particella, quindi anche particella di antimateria, è possibile tutte le volte che il campo energetico di relativo a un fenomeno, per esempio un campo termico, ma non necessariamente, possiede dei fotoni la cui energia supera l'energia di massa delle particelle coinvolte. In questo caso un fotone può decadere, per esempio, in un elettrone positrone, quindi in antimateria. Quindi, senz'altro sì, è solo una questione di energia. Diciamo che se l'energia legata a un fenomeno è tale che il campo fotonico associato a quel fenomeno possiede un'energia superiore all'energia di massa di una particella, poi avere prodotto di sicuro. Poi l'antimateria potrà a sua volta reagire con la materia e generare la gigante, per esempio, certamente. Però in tutti i fenomeni energetici questo avviene. Quindi in questo caso è interessante perché sono stati rivelati, ma anche i raggi cosmici che colpiscono l'altra parte dell'atmosfera generano antimateria. Piccoli positroni, magari piccolissime quantità. E questo sì, anche la nucleosintesi può avvenire tutte le volte che c'è un campo termico sufficientemente intenso, insomma, perché in questo caso i fotoni del campo termico superano le differenze di energia che permettono l'innesco, per esempio, della trasformazione di un protone in un neutrone e così via. Quindi, certamente è vero, direi che non è l'unico caso, anche può avvenire anche in molti casi, in fenomeni molto energetici.
Bene, allora vediamo, vi ringraziamo, vi diamo appuntamento il sabato 17 febbraio con Marco Del Bove, osservatorio astronomico di Nizza, e ringraziamo Davide Cenadelli ancora.